combattente. Allora, Bonaccini ha detto una cosa centrale, ha detto la campagna elettorale per l'Emilia Romagna la faccio io perché sono io il candidato del centro-sinistra. Allora, prima Maroni a questo proposito ha ricordato Guazzaloca. C'è un episodio che appunto riguarda proprio Guazzaloca. Si dice che quando arrivarono i manifesti, c'era Berlusconi e Fini come capi del centrodestra, arrivarono a Bologna i manifesti da mettere sui muri di Berlusconi e di Fini, Guazzaloca disse no, questi per cortesia li mettiamo in cantina, perché voleva che la campagna elettorale per il comune di Bologna la conducesse lui. Poniamoci il problema adesso della presenza degli esponenti dell'altra parte, quindi di Zingaretti, di Di Maio o di Renzi, accanto a Bonaccini. Ma mentre da una parte abbiamo Matteo Renzi che è il capo riconosciuto del centrodestra, mi dite voi, Matteo Renzi, Salvini, questo è un lapsus lapsus magnifico, è diciamo. meraviglioso, Meraviglioso. Matteo Renzi potrebbe Vedi, diventarlo. hai già fatto una crasi, diciamo, tra Renzi e Salvini. Mentre Matteo Salvini Questa va su tutti. con l'aiuto di Matteo Renzi può è il Andrà per capo molto tempo questa riconosciuto sulle replicate. del centrodestra. Io mi chiedo, la presenza di Zingaretti, di Di Maio e di Renzi, che hanno idee completamente diverse in questo momento, che non danno certamente un esempio di unità, potrebbe fare comodo o no al candidato Bonaccini? Forse è meglio che non si facciano vedere.